No, non è solamente clamoroso, ma è anche nettissimo. Non si capisce come mai un direttore di gara come Aureliano, che non ha diretto una bella partita, anzi è stato un arbitraggio veramente, direi, molto molto scadente, richiamato al VAR da Guida, giustamente, perché non aveva valutato l'episodio, non conceda il calcio di rigore per il pestone di Marusic a Quagliarella. È assolutamente inconcepibile, inammissibile che un direttore di gara si comporti così. Quindi calcio di rigore nettissimo, direttore di gara che a mio parere è da bocciare completamente, anche perché poi al 96esimo Basic commette lo stesso fallo, un pestone a metà campo a Djuric, su Djuricic, e viene sanzionato con la punizione e col cartellino giallo. Veramente l'uniformità fa parte del bagaglio arbitrale di questo arbitro di Bologna. Graziano, ti devo fare la domanda, perché insomma, se tre indizi fanno una prova, in queste prime quattro partite la Sampdoria ha subito tre torti piuttosto evidenti, senza ottenere, diciamo, invece alcun, tra virgolette, favore. Sappiamo che la Sampdoria ha una proprietà pessima, parlo di proprietà e non di dirigenti, perché chi sta lavorando adesso c'entra poco, ma insomma una proprietà pessima, ridotta a brandelli, e ha una squadra che certamente non è una corazzata e lotta per salvarsi, però questo giustifica l'atteggiamento che stiamo vedendo da parte degli arbitraggi? No, assolutamente no, trovo inammissibile questo tipo di comportamento, sono tre gli episodi che riguardano la Sampdoria, quindi inevitabilmente dobbiamo parlare arbitri contro la Sampdoria a questo punto, o quantomeno non c'è rispetto per il lavoro, per il pedigree, per la storia, per la tradizione, per il palmarès della Sampdoria, della squadra Sampdoria. Devo dire che probabilmente Marco Lanna è veramente un grande signore, non protesta, Non ci sono assembramenti di giocatori intorno all'abito nel momento in cui c'è una manchevolezza del direttore di gara. Tutto questo forse non basta, quindi bisogna alzare la voce sicuramente. Quindi insomma un po' di reazione anche pubblica secondo te dovrebbe avvenire? Assolutamente sì, credo proprio che in questo momento anche la società debba far sentire la propria voce, proprio per tutti quei motivi che ti ho detto, perché la Sampdoria non merita questo tipo di trattamento. Tra mille difficoltà sta facendo un campionato secondo me molto buono, e a questo punto non si deve vanificare per degli ori degli arbitri. Tu hai detto, Agatha Christie diceva questo, no? Tre indizi sono una prova. Beh, benissimo, questo ormai mi sembra fatto acclarato. Una cosa al volo ti chiedo ancora, dichiarazioni clamorose di Giampaolo, c'è gente scontenta nello spogliatoio, la società faccia chiarezza, non voglio rotture di scatole, ha detto, proprio dopo tra l'altro un risultato positivo. Beh, perché evidentemente c'è qualcosa che non funziona nella società, abbiamo visto anche in questa partita Caputo è entrato dopo, tante altre situazioni, Ferrari è rimasto fuori al posto di Murillo. Beh, credo che Giampaolo debba anche, e probabilmente anche, ci sono tanti giocatori richiesti, probabilmente uno si riesce anche a cogliere le richieste che ci sono state e lui è rimasto lì, quindi inevitabilmente chiede un aiuto alla società, non basta la sua personalità per dirimere quello che sono delle controversie all'interno dello spogliatoio. L'equilibrio dello spogliatoio è fondamentale nel proseguo del campionato della Sampdoria.